Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi video di nuovo con Alessia. Ciao. Ci ho preso gusto, Comunque, stamattina volevamo già iniziare a vloggare, poi siamo tutto di corsa, siamo andati a mangiare a casa dei miei e poi ho detto, visto che devo fare la recita, perché lei fa il classico teatrale, ve l'ho detto milioni di volte, e abbiamo fatto cucire un vestito, tra l'altro devi far vedere quanto è bello il tuo vestito, l'abbiamo fatto fare dalla sarta, bellissimo, però sotto appunto... ci vogliono delle scarpe alla schiava, sandali alla schiava che non abbiamo trovato, però alla fine abbiamo pensato, ce l'abbiamo, vero? Sì. Ce l'abbiamo della scuola. Comunque siamo andati a campagna appunto per cercare questi sandali e siamo andati al Primark, all'Iope, da... vabbè. Pecco. Hanno aperto il Pecco a campagna. I dolci. E il negozio quello dei dolci americani, giapponesi, di tutto e di più, solo che alcune buste si sono rotte, tipo quelle di Primark, abbiamo dovuto mettere tutti insieme. Quindi sarà un po' tutto mischiato. Allora, partiamo da dove? Dolci. Aspetta, dividiamole, perché sennò non si capisce. Vabbè, fatti tu con i dolci, vai. Allora, al negozio di dolci abbiamo preso per Christian il pacco di patatine di Laia. Christian, non adesso, dopo cena, No, non adesso. Dopo cena. Poi abbiamo preso questi biscotti con avena e frutti rossi. Tipo in vita snella, diciamo. Sì. Poi abbiamo preso queste caramelle. Queste sono buone, le jelly belle, sono cose del genere. Quelle là praticamente di Harry Potter, però non puzzolenti, ma le classiche, la frutta. A me piacciono tantissimo. Un po' di caramelle, schifezze. Ok, devi dire cose. Macello. Poi questo. Poi questi, da dove? Questi che sono? I dolcetti al cocco. Oh. Questi io li amo. La Lidl, vi ricordate, chi mi segue già nei tempi di Mamma Baby Life? Io le adoravo, queste qua sono i miei biscotti in assoluto preferiti, però di solito sono quelli là con il cioccolato sotto, ma non ci sono, quindi va bene così. Poi vabbè, per Christian queste bevande un po' zuccherate. Okay, quelle sì. Poi, sì, questi sì. Anche. E poi un pacco di gomme, sì, queste qui della Vivident. E questo al negozio americano, diciamo così. Da Pepco, cosa potevo prendere da Pepco? Ovviamente, tra l'altro seppure rotta non me ne ero manco accorta. Carta forno e carta argentata, quindi sapete sempre, queste le compro ogni volta che vado. Poi, salviettine. Guardate che carine, l'ho preso proprio perché erano dei pack molto belli. Le prese proprio carine, veramente belle. 40 centesimi a confezione, quindi va benissimo. Le penne metalliche per far contento Christian. Perché lui aveva i pennarelli. Ora queste non so se sono penne o pennarelli. Mi sembrano pennarelli, no? Metallici. Prima e quindi gliel'ho ritrovate perché le adoravo. Faceva dei disegnini bellissimi, tutti metallizzati. E quindi le ho trovate. Come? Ti ricordi che l'avevamo? Ti sei dimenticata, amore? Questo poi Alessia. Oggi Alessia ha fatto shopping, più di Noemi, Ha preso questo bellissimo pigiamino, è bellissimo. Infatti ho detto, no, prendilo anche tu perché è stupendo. Niente, non l'ha voluto, guardate che bello. Proprio estivo, fresco, di cotone, taglia S, veniva soltanto 6 euro, pochissimo, veramente belli. E io ultimamente sono in fissa di nuovo con le vestagliette. Anche se le uso veramente poco, però le avevo, poi le ho buttate perché cambia male e me le sono ricomprate. Infatti vi ricordate su Shein? Me la sono ripresa un'altra, guardate quanto è bella, è proprio carina, è abbastanza lunghetta, arriva penso sul ginocchio. Ho preso SM perché la LXL era veramente grande, veniva a 12 euro, bella, mi piace tantissimo. Quindi da Pepco questo, giusto? Sì, siamo state brave. Poi da Calliope. Sì, sì. Calliope. Attenzione, cosa cerchi? Così, guarda amore, si aprono così. Vabbè. Da Calliope, Alessia e Noemi hanno fatto shopping. Hanno preso. Noemi ha preso questo bellissimo shirt, così si dice. Pantaloncino. Shirts. È bello, devo dire, molto carino. Questo qua veniva, mi sembra, $19.99. XS, bello. Bello, bello, bello. Invece Alessia, fallo vedere tu il tuo. Un bel vestito blu. Per uscire è bellissimo, molto bello, semplice, semplice, colorato, che lei giustamente si può permettere. Questo come taglia S, sì, veniva 15,99, quindi questo qui
da Calliope. Ovviamente non potevamo non andare al Primark e lì sono stata... Ah, qua c'è un'altra cosa di caramelline, sempre ho preso io davanti alla TV. Al Primark poi tu avevo preso questa spazzola che tra l'altro era anche in offerta. Doppio. Vieni tu, questa spazzola di corvo nero di Harry Potter che veniva 2 euro. Anziché, c'era in super offerta, giusto il prezzo. 2 euro invece di, penso, 4,50 di solito, non so perché, vabbè, cambia assortimento, penso. Sì, 4,50, ma i prezzi li so a memoria. È carina. Comunque me ne servivo un'altra perché l'altra è si è rovinata. Guardate che bella. Schifo. No, come fai a mangiarti queste cose? E, insomma, questa. Poi? Ma ti viene mal di pancia prima, muoio. Lascialo stare. Poi ho preso queste spugne, ogni volta che vado le compro. Adesso ormai, diciamo, a ridosso delle vacanze, le ho prese. Mamma, ma non è poi piace il vestito dal Calliope? No, non mi piaceva. Vai. Poi ho già levato l'etichetta, però ho preso questi occhiali, se non mi sbaglio, 3,50 euro. Belli. Lo potevi chiedere al nonno, te li davo, lui tutti così ce li ha. Sempre Alessia ha preso la cuffietta. Ah, per fare la skin care, sì, per toccarsi, fare... Io già ce l'ho. Adesso già la Nani l'ha già comprata altre volte. Questa qua veniva 2,50 mi sembra, sì. Carina. Sì. Vabbè, la prossima volta me la compro io, va bene? Così okay, ce l'abbiamo tutti. Okay. Io vado a periodo con le ciglia finte. Ora è un periodo che ho di nuovo voglia di metterle, diciamo in estate per toccarmi di meno. E guardate quanto sono belle queste ciglia. Non sono bravissima ad applicarle, magari un giorno le applicheremo insieme. Però queste qua erano veramente belle, allora proviamole, venivano 3 euro e ho preso la nuova duo. Questa qui è nera perché c'è la classica tubicino che esce tutta bianca e questa volta invece è fatta da eyeliner nero. E questa qua veniva, mi sembra 5 euro questo qua, 5,50. La colla però fatta da eyeliner nera, insomma per semplificare l'applicazione. E ultime cosine, Noemi ha preso le spugnette per il make up e io, vi ricordate l'ultima volta che ero andata al Primark, avevo preso il costume a due pezzi su questo colore, cioè praticamente identico, però non andava bene perché non andava bene e c'era anche in versione intera, però non potevo non prenderlo perché questa, come si dice? Questa trama è troppo bella, l'avrei preferito a due pezzi, però c'è anche i laccetti per farlo fare le bretelline, veramente bello. Quindi questo qui, ho preso la 44, che dovrebbe andare, e questo qua costava 14 euro. E questi erano i nostri acquisti, va bene? Ora mettiamo via tutto, andiamo a apparecchiare, andiamo a cucinare, mangiamo e poi relax, va bene? Ciao! Ciao, ciao. Finito. Dove vuoi andare adesso? Ma guarda laggiù e ancora ce ne sono tanti altri. Non correre però. Non correre. Ok. Dove vuoi andare? Al galoppo. Ragazze, il giorno dopo siamo andati a fare un po' di shopping tra virgolette, più che altro giretto. Un giretto così per perdere tempo. Adesso è andata a corso d'inglese e niente, siamo andate a comprare giusto qualche bracciolo per il mare perché non vorrei fare la fine dell'anno scorso che i braccioli non si trovavano dell'età del peso di Christian e quindi ne ho presi qualcuno onde evitare, insomma, per non rimanere senza. E niente, adesso torniamo verso casa, andiamo a fare una passeggiata con i miei e poi niente, a casa in cucina. Thank you.
cose. Adesso ho avuto un attimo di tempo perché il fatto che è già quasi sera, ho dovuto mettere su la cena urgentemente. Adesso vi mostro che cosa ho preso. Niente di che, siamo andati alla Lidl e da Happy Casa. Allora, alla Lidl ho preso questa mega busta di valeriana. Veniva 1,49 euro, ma il pacco veramente gigante, 250 grammi. Poi c'erano i pigiamini a 5,99 se non erro. Cristian ha scelto questo qua di Jurassic World, ma c'era anche di Spider-Man, mi sembra, i Paw Patrol. Vabbè, lui ha scelto questo qua perché lui ama i dinosauri, lo vedete. Se riesco ad aprirlo ve lo faccio vedere. E devo dire la trama è molto carina, cioè il disegno è fatto bene, è molto carino, mi piace. Pantaloncino altrettanto con tutti i dinosauri. Carino, in estate uno va, uno viene, poi a me in casa, tante volte Cristian la mattina sta tutta la mattina dal pomeriggio col pigiama, quindi doccina e un altro pigiama. Quindi questo, sempre per Cristian, erano i pantaloncini, mi sembra 8,99 o 7,99, non me lo ricordo, molto belli, sia i colori che anche come sono fatti. E ve li faccio vedere giusto così, a titolo informativo, affinché qualcuno possa interessare. Comunque, uno è questo qua, guardate quanto è carino, per andare al mare, per andare al parco giochi, veramente carini. E poi l'altro semplice nero, belli. Volevo prenderlo un po' più grande, però la taglia sua è questa, 122-128, quindi questo. Poi ho preso fazzoletti, guardate che carini, sono ecologici, si vede dal proprio tipo di carta. 10 pacchi, 15 pacchi, 1,79 euro. Ormai servono, siamo nel pieno delle allergie, e quindi questo. Ho preso l'origano, che ho già utilizzato adesso per fare le ricettine. Questo è di Epicasa, capitato. Poi i bimbi hanno voluto chi le pizzette, chi una cosa, chi un'altra. Ho preso anche due bastoni da mettere a tavola, le olive e due brezze, dopo poco. E poi bicarbonato, perché con il bicarbonato pulisco il tappeto della sala, questo qua, mi trovo benissimo. Ovviamente il mio tappeto è gigante, non può andare in lavatrice, però una o due volte a settimana, diciamo una volta a settimana sicuro, ci metto sopra questo bicarbonato, lo lascio agire più di mezz'ora anche, poi lo vado ad aspirare e ragazze esce nuovo, quindi mi serviva. Poi ho preso un pacco di carote, mi sembra 1,29 euro. Questa è la Lidl. Ah, Cristian ha messo Kinder Joy. E niente, quindi questo era ciò che abbiamo preso alla Lidl. Poi, adesso metto via questo, poi delle altre cosine. Siamo andati da Happy Casa. Vabbè, a parte c'era la sanitaria e Cristian ha voluto, scusate il rumore, ha voluto le gallette. E quindi gliele ho prese. Ma da Happy Casa, oddio, dove è? L'ho messo un po' lontano. Da Happy Casa ho preso questo deodorante qui della Dove. Io adoro Dove, la profumazione. E non mi sembra di aver mai visto i deodoranti. O hanno cambiato il pack così a rullo, quindi ho preso questo qua. E per Crystal, questo qua per noi veramente, quando andiamo al mare, sul lettino, ogni volta è scomodo. Mi sono presa il cuscino. Non mi ricordo il prezzo, mi sembra 1,99 o 2,99. Sempre per Cristian ho preso, perché quando andiamo nei villaggi o in piscina, lui è un po' spericolato, però attento perché per fortuna ha paura un po' dell'acqua in generale. Ma l'anno scorso, dopo tutti i giorni appunto in piscina, non aveva più paura. Infatti i suoi braccioli li aveva rotti, uno si era rotto, a furia di utilizzarlo, lancia, tira, metti. E nel villaggio c'erano dei braccioli un po' più piccoli, quindi gliel'ho presi, gli ho preso questo qua veramente, che è molto più sicuro, anche per imparare a nuotare, credo che per lui sia più adatto. E quindi gli ho preso questo qua proprio a gilet, a giacca, non so come chiamarlo, swim safe. E insomma, questo qua è fondamentale, però di sicurezza nel caso appunto non se lo metta, che è probabile, però non lo so. E gli ho preso anche questi qui, c'erano di Spider-Man nella sua misura, perché appunto l'anno scorso nel villaggio c'erano, ma erano di 3-6 mesi, non 3-6 anni. Adesso voglio vedere se sono più o meno uguali, sì, alla fine sono identici, un'altra fregatura forse, non lo so. Vabbè, queste sono le cose che ho preso da Happy Casa. E niente, quindi questo.
Io intanto ho messo su la cena, come avete visto ho fatto un piccolo video giusto per, ho fatto le zucchine, questa è una ricetta che mi ha insegnato mio marito e la faceva mia suocera, praticamente sono le zucchine tagliate di lungo, ovviamente quelle più polpose va tagliata la parte interna, non la parte più carnosa, perché la cosa buona di questa ricetta è la croccantezza della zucchina, quindi tagliate tutte di lungo, poi messe nella teglia sotto la carta forno e poi anche la crosta del pane. Pane vecchio, pane raffermo e poi conditi con olio, sale, origano e un pochino di aceto e aglio nel forno. Vi garantisco che fate un figurone. E niente, poi adesso preparo le cotolette. Se vuoi? Allora ragazze, sono in vena di cucinare perché mio suocero ha l'orto e non vi dico quante zucchine. E quindi ho detto stasera zucchine con il pane come vi ho fatto vedere. E visto che ne ho veramente tante, l'altro giorno le ho fatte arrostite, sotto, cioè arrostite. E allora ho detto, visto che mi trovo, sto friggendo le cotolette, faccio anche la parmigiana di zucchine. Se vedete questa piccola impanatura, perché ovviamente non buttavo l'olio, non fa niente, siamo noi. E quindi ho usato lo stesso olio. E niente, faccio anche la parmigiana. Io non le faccio proprio cuocere a rosolare, diciamo che gli faccio giusto un paio di passate giusto per far attaccare l'impanatura, anche perché nel forno, io la metto nel forno, quindi nel forno andrà a cuocersi tranquillamente la zucchina e quindi faccio così.